Altra informazione che vorrei dare ai nostri amici, BTP Italia, ci sarà questa nuova emissione dal 20 giugno con un doppio premio fedeltà con appunto questi nuovi BTP per proteggersi dall'inflazione, sono stati fatti appositamente. Cosa ne pensi, Andrea? Ma allora, in questo e momento... a chi possono essere rivolti? Voglio dire, per chi per esempio investe con un'ottica di medio-lungo termine, no? Ad esempio, partiamo da qui. Ma allora direi che allora, sui BTP Italia sono molto interessanti a mio avviso in questo momento ed è importante far notare che al di là della nuova emissione ce ne sono già in circolazione e hanno già dei rendimenti molto interessanti. Cioè, facciamo un esempio, il 2026, il BTP 2026 assumendo un'inflazione costante come quella che abbiamo in questo momento ha un rendimento di circa il 5,9% a scadenza, che vuol dire un rendimento molto alto. Se si vanno, per esempio, prendo il 2026, ma c'è anche il BTP 2024 e quindi più ovviamente i BTP, addirittura quelli lontanissimi, dove in realtà faccio un esempio, c'è anche il 2051 che in questo momento con l'inflazione attuale rende il 9,5% circa, il 2041 il 9,5% sempre, il 2027 rende il 7,60, il 2024 rende il 5,52. Allora il ragionamento qui da fare qual è? Per chi ha voglia di, cioè vuole mantenersi con una volatilità più ridotta, starei sulle scadenze brevi, come per esempio il 2024, va bene, si paga intorno a 101,80 in questo momento il prezzo, e il rendimento a scadenza, se l'inflazione dovesse rimanere come quella attuale, è intorno al 5,50%, quindi comunque iniziano ad essere dei rendimenti molto interessanti. Okay. E dall'altra parte ovviamente c'è una volatilità maggiore, minore. Dall'altra parte, se si vanno a vedere le scadenze lunghe, faccio un esempio, il 2051 in questo momento da 110 che era, in questo momento quota 61,60. Quindi ha avuto un'oscillazione negativa da inizio anno del 36%. Ovviamente le considerazioni da fare sono anche quelle della cedola, perché i BTP Italia hanno un doppio meccanismo, quindi uno che va a adeguare la cedola all'inflazione, mm-hmm. E a quel punto bisogna vedere qual è in termini assoluti l'entità della cedola, che ovviamente va moltiplicata per il coefficiente di indicizzazione, e poi l'altra componente che è molto interessante invece è il ricalcolo annuale in base all'inflazione del capitale, quindi viene anche incrementato e rivalutato per l'inflazione il capitale. Quindi qui altre due considerazioni, cioè una è legata appunto all'entità della cedola, perché ovviamente se si va a moltiplicare una cedola dello 0, per un coefficiente, e chiaramente anche se questo coefficiente è alto, la cedola in termini assoluti rimane bassa. Viceversa, in conto capitale c'è un apprezzamento che segue quello dell'inflazione, che in questo momento secondo me sono molto interessanti. Ok, per dare qualche riferimento pratico, il nuovo BTP Italia ha una durata di 8 anni, come di consueto sarà collocato sul mercato in queste due fasi. La prima fase si svolgerà, come detto, da lunedì 20 giugno a mercoledì 22, salvo chiusura anticipata, e sarà riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini, parliamo del mercato retail. La seconda fase avrà il luogo il giorno 23 giugno e sarà riservata solo agli investitori istituzionali. La scadenza è fissata al 28 giugno 2030.